Abbiamo l'Associazione Sportiva Ghisalba, il presidente il signor Germano Peli, e quindi ringraziamo il presidente che ha ospitato un punto acqua di Acquaviva. Quindi io vorrei chiedere proprio al presidente quali sono state le impressioni, in primis sue, perché è il comandante di questa associazione sportiva, di riflesso dei ragazzi che effettivamente avete lanciato un messaggio completamente diverso, quindi anche un messaggio culturale che è meglio bere forse dal punto acqua che dalle bottigliette di plastica che effettivamente a volte vengono lasciate e quindi anche inquinano, ma soprattutto quello che sono state anche le impressioni dei genitori. All'inizio, quando è stato messo, questi bambini con le sue borracce litigavano per venire a prendere l'acqua. È stata una cosa sicuramente positiva per me perché risparmio soldi nelle bottiglie. Va bene, battuta, però a Davvero? fine Soldini. anno due o tre bancali di acqua li vediamo. E ma poi, quando hanno capito la situazione, tutti con la sua borraccia in fila indiana si prendevano la sua acqua e bevevano anche il doppio di quello che dovevano bere perché, effettivamente, anche a parte un buon servizio, ma anche una buona acqua. No, l'unico più contento forse di tutti è il magazziniere perché non deve più andare a raccogliere le bottiglie vuote nel campo. Bene, beh, siamo contenti, infatti diciamo che abbiamo raggiunto un po' questo obiettivo, ma l'obiettivo era anche rivederci a distanza di un anno, perché diciamo che la pubblicità migliore è quella del passaparola e l'accordo cosa prevedeva? Non solo la donazione del punto acqua, la consegna delle borracce a tutti i giovani atleti, ma poi anche una royalty che dovevamo consegnare al presidente, perché c'era una promessa verbale ma anche scritta che ogni anno viene data la possibilità di consegnare una piccola goccia, ma in questi momenti di recessione direi che anche una piccola goccia in un'associazione sportiva che immagino che ha Al tantissime, giorno d'oggi. tantissime spese fa. Quindi io sono a consegnare ufficialmente questa piccola goccia che sia poi il rinnovo di questa collaborazione anche del prossimo anno. No, ci mancherebbe. Io innanzitutto ringrazio Acquaviva nella persona di signor Porta e siamo molto contenti. Innanzitutto del servizio che, come ho detto prima, che ha migliorato molto la situazione togliendo tutte le bottiglie e poi, ripeto, un buon prodotto. E poi per quanto riguarda la consegna dell'omaggio, diciamo, fa sempre piacere perché in questi periodi c'è molto molto difficoltà, specialmente noi che abbiamo 300-320 ragazzi, è molto dura far andare avanti la società, insomma. Bene, allora stringo la mano al presidente con l'augurio di fare un altro anno di Ci sponsorizzazione con mancherebbe. Acquaviva e quindi vi ringrazio. Io ringrazio voi e continuiamo la collaborazione. Bene, grazie.